Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale. Finalmente oggi vi porto Dead Space Remake. Mi permettendo che questa è una blind run, e mi spiego meglio, è una blind run del remake. Io mi ricordo davvero poco e nulla di questo gioco. Lo giocai quando avevo 19 anni, ero un ragazzetto, ora ne ho 34, fatevi due conti, mi ricordo davvero poco, quindi sarà in parte un'esperienza nuova, se non un'esperienza totalmente nuova. E sono molto curioso di vedere il lavoro che hanno fatto a livello di grafica, a livello di prestazioni e anche a livello di bilanciamento del gioco. Ora non ricordo in maniera perfetta la difficoltà, però insomma abbastanza arduo. Spero però che sia ben bilanciato e che non abbiano aumentato la difficoltà, che ne so, con una resistenza insensata di nemici o altre cose. Allora lo giocheremo a difficoltà normale, direi, per iniziare. Qua c'è già la modalità prestazioni attivata. Allora, dov'è che è la difficoltà? Medio, lo giochiamo in medio. Allora, e faccio una grossa premessa: questa serie non andrà avanti se non avrò almeno 150 o 200 visual e comunque qualche interazione da parte del pubblico, perché purtroppo è ora che inizio a pensare anche alle visual, cioè oltre che a portare appunto i giochi per passione con la mia esperienza, il mio modo di vedere le cose e così via. Eventualmente, se appunto non avrò un riscontro positivo, continuerò appunto con le mie serie, appunto Devil May Cry 5 Special Edition in corso attualmente in modalità Dante Must Die e Sonic Frontiers. Ed è anche per quello che non la porto avanti se non ho riscontro, perché veramente se ho riscontro posso gestirmela, magari metto in stand-by un attimo Sonic Frontiers e andiamo avanti con questo, se no veramente dopo mi incasino troppo e insomma non è facile gestire più serie sul canale. Allora, ho già notato una cosa che non mi piace, devo dirvelo proprio schiettamente, anche se per molti può non essere un problema, beh, per me è un problema ed è anche un difetto. Vi rendete conto? Vedo già un difetto nel menu di gioco. Non c'è la possibilità di invertire l'asse. È una stronzata, cioè, nei giochi odierni, cazzo, ma ammettete che posso invertire anche l'asse X per cortesia? Allora, questa è una mia cosa. Chi conosce il mio canale, chissà come gioco, io inverto l'asse X, nel senso che se io giro a destra, la visuale si deve spostare a sinistra, se la sposto a sinistra, si deve girare a destra. Sono comodo così e fin da piccolo ho sempre giocato così. Se non ricordo male, addirittura Silent Hill 2 sta cosa ce l'aveva di base, che la visuale era invertita, non era normale. Però vabbè, chiuderò un occhio, ci prenderò la mano, però mi dà un po' fastidio come cosa, eh. Cioè non capisco il senso di mettere solo l'invertimento dell'asse Y, cazzo, ma mettetemi anche la X. Probabilmente lo metteranno con qualche patch la possibilità di invertire l'asse orizzontale. Anche perché, ripeto, io qua non la vedo, ho controllato anche nelle impostazioni. Dovrebbe essere qua in controlli o in comandi, ma non c'è. Vedete, però, mi girano i coglioni. Velocità della telecamera asse Y e velocità della telecamera asse X, quindi si può cambiare la velocità. E qua mi fa invertire solo la Y. E sta cosa già mi dà fastidio. Vabbè, chiudiamo un occhio e iniziamo questo viaggio. Quindi continua, la luminosità dovrebbe essere a posto. Sono completamente blind, ripeto, non so niente se non quei vaghi ricordi che ho di quando ci giocavo quando avevo 19 anni. Oh, peccato che non mi diano il tempo di leggere. Ishimura, ma 6 mesi lontano con solo videochiamate sono duri.
Facile dire la cosa sbagliata. Non ti biasimo. Preferirei stare ad ascoltare la mia ragazza, che è in modo blaterale di sicurezza. Persona avvisata, mezza salvata, Daniels. Lo dici sempre. Ecco fatto. Un bel rientro pulito. Pensa 6 mesi a fissare quella roccia. Per un minatore indipendente è il paradiso. Aegis 7 è uno dei giacimenti più ricchi della CEC. Qualcuno si sistemerà a vita. Ma dove? Laggiù. Confermo contatto visivo con la USG Ishimura. Una meraviglia. La più grande nave trivella della sua classe. E sono già al lavoro. Perché così buio? Dovremmo vedere le sue luci di marcia. Esatto. Cercherò di trovare la comunicazione. Qualcuno ci starà aspettando. Attenzione all'avvicinamento. Non corro rischi con l'orgoglio della CEC. Nessun rischio, eh? Per questo frugavi nel mio fascicolo prima della partenza. Tracci gli accessi al tuo file. Analista informatica. È parte del lavoro. Era un controllo autorizzato della CEC, Daniels. Lavori con i migliori. Devi stare al gioco. Signore, siamo in comunicazione. USG Ishimura, qui squadra di supporto emergenze della USG Kellion. Davanti, Ishimura. Ishimura, mi ricevete? Rispondete. Qui USG Kellion. Hai mai sentito di blackout comunicazioni su una di quelle cose? Mai. Forza, rispondete al comunicatore. Vediamo. Sembra che il sistema di comunicazione sia rotto. Forse un codificatore guasto. Io e Daniels lo sistemiamo in 48 ore. Ehi, avrai tempo per stare con Nicole. Sì, spero di sì. Ah, ragazzi, guardate, mi chiamate in pausa. Non sto volutamente parlando, sto sentendo il dialogo, sto guardando un po' la grafica, così via. Le mie solite robe, no? Dovrei controllare bene, però. La modalità prestazione è attiva, no? Così è attiva, sì, sulla destra, bianco. Più che altro perché paradossalmente mi era sembrato di vedere un calo di frame, se già iniziamo così con i cali di frame, ma magari è stato, magari la stanchezza, magari sono io, può anche essere. Johnston, portateci dentro. Legami gravitazionali attivi, attracco automatico, attivato. Perdo il controllo. Legami in avaria. Siamo fuori rotta. Daniels! Il pilota automatico non si spegne. So cazzo, siamo troppo veloci. Ci schianteremo contro lo scan. Mira lo stabilizzatore di emergenza. Là, luce blu, potrebbe rallentarci. Ci sono. Abbassare gli scudi, Daniels. Non mi ricordo più una cippa, ragazzi. Sto bene. Ehi, Giusto. Tutto a posto. La caviglia. Forse è rotta. Merda. Meglio di un collo rotto. O peggio. Bel lavoro, Isaac. Per fortuna leggo sempre il manuale. Che problemi ha la sala di comando? Quel pilota automatico è una trappola. Aggiungi alle riparazioni. Chen, quali sono i nostri danni? Il sistema di comunicazione e il propulsore di babordo sono andati. Uno stabilizzatore in fiamme. Il nucleo energetico è un disastro. Potrebbe andare peggio, ma non molto. Cerchiamo aiuto. Johnston, sulla Kellion. Ti mandiamo un medico. Gli altri con me. Che figata l'armatura, ragazzi, mamma mia. Che spettacolo. Capitolo 1, nuovi arrivi. La cosa figa è che poi la vita di Isaac sarà appunto visualizzata sulla sua schiena. Questa cosa quando ero ragazzino mi colpì tantissimo. Che ti manca? Come va la caviglia? Fa male. Ho provato di peggio. Andate, cerco di fasciarla.
Bellissima, mamma mia, che meraviglia. Poi ci sono anche i vari potenziamenti dell'armatura, questo me lo ricordo, presumo anche potenziamenti della vita. Penso io, Isaac. Cerca aiuto. Vediamo, allora. Posso già correre, no? Se faccio così. Allora, questo è il menu. Grazie, posso? Allora, si poteva andare con la mappa, si poteva camminare con la mappa attiva, non me lo ricordavo. Se praticamente al momento non capisco un cazzo. Siamo finalmente a bordo della Ishimura, ma dobbiamo trovare l'equipaggio di volo. E Johnston ha bisogno di cure mediche. Dove diamine sono tutti? Il database, questi presumo siano i collezionabili, almeno credo così. Crediti, i nodi che servivano per il potenziamento, se non ricordo male. Minchia, ragazzi, non mi ricordo più una shippa. Ma meglio così sotto alcuni punti di vista, no? Stai calma. Io voglio fare le cose con calma, mi devono rompere i coglioni. Qui non vi fa correre, cioè mi fa camminare e basta, quanto sembrerebbe. A meno che non ci sia un tasto per correre che mi sfugge. Ah, ok, questo qua serviva, R3, eh? Mi fa vedere la missione principale, almeno presumo. Ma perdonatemi un attimo, ma... Scatto, L3, no, infatti vedete, io l'ho fatto L3 ma non me lo fa ancora fare. Uso pack di stasi, ecco. Una cosa molto utile nei videogiochi è guardare il menu. Sembra una cazzata, però è molto importante. Calpestare R2 per calpestare i nemici. Vabbè, mirare L2. Corpo a corpo, R1. La ricarica, vabbè, lo sapevo, me lo ricordavo. Vabbè, quello poi sti cazzi, tanto ci farà il tutorial, ragazzi. Che bella l'ambientazione. Ecco, so Ehi, che Isaac, vieni. magari sto per dire una cafonata per molti, cioè non è brutta la grafica, ma mi aspettavo qualcosina in più, nonostante sia ovviamente ottima. Poi vabbè, qua è l'inizio, quindi non mi voglio sbilanciare. Non abbiamo distrutto l'insegna. Sì, non fraintendetemi, non che la grafica sia una cosa per forza importante, no? In un gioco del genere però sì, ecco. Chi segue il mio canale sa benissimo che porto anche retro game con la grafica pixelosa, quindi... due volte me l'hai detto, se stai calmo. Vedete, sì, quello ci indica dove dobbiamo andare alla missione principale, R3. Isaac, sintonizza il tuo rig. Ah, eccola finalmente. Sincronizzato. Raccolta moduli cinetici e di stasi da ufficiale tecnico Jacob Temple. Posizione? Errore. Dipendente non trovato. Non è Per ora... con la sicurezza, anche l'ufficiale tecnico. Che succede con la comunicazione? Abbiamo quattro spicchi di vita, vedete dietro la schiena? Quelli, se non ricordo male, sono aumentabili, eh. Posso correre adesso? Sembrerebbe di sì. No. Si muoveva più velocemente, quindi pensavo che potevo già correre. Vabbè, apriamo sta merda.
Oh, bene. I crediti. Ovviamente sempre la perlustrazione è sempre utile nei giochi. Ecco, una cosa che mi è stata detta dal mio amico che lo sta giocando, che potrebbe non piacermi, spero che non sia molto invasiva. Da come ho capito, Guarda, alcune ti sparo di aree, colpo. perdonatemi che metto in pausa, del gioco saranno molto più cupe. Ecco, ci sta. Però se sono troppo cupe veramente che non si vede un cazzo, lì mi dà fastidio. Perché ok l'horror, ok lo spavento, però io non sono un amante delle aree troppo cupe, eccessivamente cupe dove proprio non si vede nulla. Ecco, questo lo voglio ben sottolineare. Gli addetti alla sicurezza. Dove sono tutti? Il registro è vuoto. Nessuna tabella turni. L'ascensore è senza energia. Dai, Cristo. Fanculo. La Scusate. console funziona ancora. Isaac, rapporto danni. Basta scherzare. Seguo il inventario per trovare l'obiettivo, infatti. Seguimi. R3. Però prima. Questo Sentite questo odore? Quale odore? Viene dai condotti è il dell'arma. save point. Text log, questo è un collezionabile. Cazzo! Cioè, ora che finisco di leggere sta roba è finito il video. Sensore. Allora, Credi che stia facendo? posso leggere? Allora, articolo Isaac, sponsorizzato. prova la console di Che sicurezza. due coglioni! Questo articolo è sponsorizzato dalla Print and Publishing Division della CSI e potrebbe non rappresentare le opinioni di Amazing Universe Mag. Cazzo, però i sottotitoli, ragazzi, un po' più grandi, minchia, va bene che io sono ciecato, con questi sottotitoli microscopici. Immagina un mondo in cui risorse fondamentali come carburante, minerali, metalli e ghiaccio sono rare. Immagina se il fabbisogno dell'umanità dipendesse interamente dalle risorse quasi esaurite della Isaac, Terra prova la e dai console di sicurezza. rifornimenti, mi hai rotto il cazzo, sempre più scarsi delle colonie. Ecco, questa è una cosa che odio, quando i personaggi continuano a ripetere le cose, ho capito. I lettori più vecchi non hanno bisogno di immaginare un mondo del genere, l'hanno vissuto meno di un secolo fa. Guardare le stelle per cercare risorse aggiuntive non era niente di nuovo, ma all'epoca le uniche navi capaci di raggiungere la velocità luce erano mezzi piccoli che riuscivano a malapena a soddisfare la Isaac, domanda. prova la console di No, sicurezza. basta veramente! E qui entra in gioco la Ishimura. La USG Shimura deve il proprio nome al celebre astrofisico e inventore del propulsore a velocità luce Hideki Ishimura ed è stata la prima delle grandi navi da trivellazione planetaria. Costruita nel, 12... sto cazzo, nel 2446, ha una lunga e onorata carriera. La Ishimura è stata la prima nave delle sue dimensioni a utilizzare il propulsore a velocità luce per Isaac, addentrarsi nello prova la spazio console di sicurezza. profondo. Minchia, no, sta cosa ragazzi però per me è già un difetto, cioè una rottura di coglioni. Questa roba di continuare a ripetere la stessa cosa mentre uno sta leggendo è abbastanza fastidiosa, ma vabbè. Alla sua costruzione la Ishimura fu innalzata a salvatrice delle colonie. È stata creata per estrarre e processare con notevole efficienza asteroidi e persino piccole lune. È stata anche la prima nave in grado di utilizzare la tecnica. No, ragazzi, io non ce la faccio più, veramente. La tecnica pionieristica della localizzazione e cattura per raccogliere risorse degli asteroidi ricchi di minerali. Insomma, è lunghissima sta roba. Utilizzando potenti legami gravitazionali, la Ishimura era in grado di agganciare gli asteroidi e attirarli all'interno dell'enorme stiva della nave per fonderli con efficienza e rapidità. Dopo 62 anni di servizio, la Ishimura è ancora in forma smagliante. Il suo Isaac, equipaggiamento. prova la console di sicurezza. No, veramente basta. Il suo equipaggiamento è stato aggiornato nel corso degli anni e molti dei suoi spazi interni sono stati adattati. No, rido perché è assurda sta cosa, veramente. Per poter fare pienamente uso degli strumenti tecnologici più all'avanguardia. Nonostante i lunghi anni di servizio, rimane l'orgoglio della flotta CC ed è ancora la più grande trivellatrice di pianeti dell'azienda. Ogni qualvolta un progetto di estrazione mineraria nello spazio profondo richiede abilità, Isaac, esperienza prova ed la console di edizione, la sicurezza. Ishimura è pronta a rispondere alla chiamata. Sono navi come la Ishimura e la dedizione degli uomini e delle donne che ne compongono l'equipaggio a rendere la Concordance Extraction Corporation l'affidabile fornitore di risorse che è oggi. Allora, ok, cioè, non mi piace la lettura, però che due coglioni mentre state leggendo che c'è quello che continua a dire prova sta cazzo di console. Ho capito che devo Isaac, provare. prova la Cioè, console di sicurezza. guardate come spamma, è una roba assurda. Cioè,
sembra che senso ha? Cioè, l'ho capito, non sono rincoglionito, sto leggendo, dopo andremo a vedere questa console di sicurezza. Ah, che fastidio. Comunque, non c'è un tasto per aprire proprio subito la mappa, fatemi capire. No, mi apre a meno che... non lo sopporto più veramente. Allora, R2 zoom. Ah, ok, figo. Tra l'altro la mappa sembra molto dettagliata e ben fatta, almeno da quello che posso vedere. Allora, in teoria io presumo che l'area verde è esplorato, credo. Vediamo un attimo la leggenda. Isaac, Allora, prova la console di no, sicurezza. basta, non ti sopporto più veramente. Allora, porta chiusa, porta di sicurezza, porta di massima sicurezza. Sì, c'è una stasi. No, vorrei capire. Ah, esplorato. Ok, quel colore lì, inesplorato grigio. Grigio più scuro sarebbe, se ho capito bene. Cambia Isaac, prova missione. la console di sicurezza. Ma veramente adesso gli sparo. Datemi una pistola che gli sparo. Minchia, che roba. Cioè, qual è la cosa proprio che mi dà fastidio? Se me lo dici due o tre volte. Ok, chiudo un occhio, chiudo magari anche un orecchio, ma se continua a ripetere la stessa cosa, minchia. Viene in mente Sonic Frontiers. Isaac, prova la console di sicurezza. Vuoi provare? Ti presto una canna da pesca. Qualcosa sul pavimento, ma è... Isaac, quel rapporto danni. Adesso vai avanti a rompere i coglioni anche con il rapporto danni, mi raccomando, eh. Vi giuro che se lo dice ancora. Isaac, quel rapporto danni. No, vabbè, ma io non ci credo. Quante volte l'avrà detto, ragazzi? Le avete contate? Spero di sì. Poi lasciatemelo nei commenti, grazie. Cioè, boh. Oddio, quell'odore. Cos'hai trovato, Isaac? Merda. Comunicazioni, il pilota. Metà della Ishimura in avaria. Motori, scafo, trasporti. Cosa potrebbe provocare danni simili? Ok, energia ripristinata. Ventilazione attiva. L'ascensore sarà il prossimo. Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attivata. Un'altra avaria. Allora, breve premessa, ragazzi. È vero che io la roba l'avrei potuta leggere anche dopo, presumo che dal menu appunto il text log è così, possiamo leggerli anche dopo, però cazzo l'ho preso, lo voglio leggere subito e c'è il tipo che mi rompe i coglioni, per quello che mi ha infastidito, comunque chiusa parentesi. No, i sistemi di quarantena sono a posto. Un momento. Sentito? Sì, lo sento. Hammond! Calma, Daniels. Riattiva quegli ascensori. Datemi un'arma, grazie. Vi prego, ammazzatelo. Così almeno non dice più della console di sicurezza. Vi prego. Ma o era l'altro che diceva della console di sicurezza? Oh? Come cazzo faccio? Dove cazzo corro? Oddio, dove cazzo devo andare? Me ne devo andare. Non mi ricordavo sta cosa, ragazzi, vi giuro. Mi sono già cagato addosso, più o meno. Cosa devo fare? Ok. Oh cazzo. Non me l'aspettavo, ripeto, non mi ricordo davvero nulla. Che figata l'effetto del sangue. Cioè, sull'armatura anche, se non sbaglio, cioè...
Ah, ci sono una cassa, vedo. Allora, volevo capire però nelle opzioni, perdonatemi un attimo. Perché so che c'è una roba per togliere per censurare, cioè io non voglio censurare. È già a posto il gioco, cioè non è censurato, no, in teoria. Penso che sia su schermo e grafica, no? No, non c'entra un cazzo questo. Accessibilità, forse. Ecco, nascondi scene disturbanti. Nascondi le scene più disturbanti con un effetto schermante. Che vabbè, non mi sembra a caso perché è bello di questi giochi anche la crudezza delle scene, no? Poi anche le dico, va bene mettere una roba del genere, ma scusate se qualcuno può essere disturbato da un horror, basta che non compra un horror. Cioè, secondo me, poi va bene dare la possibilità a tutti di giocare a ai titoli, ad esempio appunto anche Dead Space Remake, però cioè, se una cosa non mi disturba non la compro nemmeno. Ad esempio a me mi disturbano gli open world e infatti non ho comprato Horizon Forbidden West e me lo sono fatto prestare e mi ha fatto due palle come un elefante per dire, ma non l'ho comprato appunto. Allora, parte gli scherzi, che poi non era uno scherzo ma ero serio, vabbè. Andiamo avanti, se no veramente non faccio niente in questo video. A parte che farò poco perché il mio modus operandi io gioco lentamente. Questo? Cosa devo... Ma io mi ricordo che questa cassa si può prendere in qualche modo, scusate. Controlli. No, non è controlli, è... Dov'è che è la leggenda con i comandi? Io non mi ricordo già più, cazzo. Calpesta R2. Ho il vago ricordo che questi si calpestavano. Ricordo male, ragazzi. Non mi fa far nulla, però. Cioè, non mi fa interagire adesso con quello. Boh, vabbè, potrò farlo dopo, forse perché appunto prima mi deve fare vedere il tutorial del fatto che devo, si possono calpestare le cose. Oh, la grande fedele lama al plasma. La nostra prima arma. E fedele arma, tra l'altro, se non erro, sta arma qua è una bomba potenziata, se non ricordo male, vado a memoria. Poi magari ho detto una cazzata, non si può neanche potenziare. Ecco, utensili minerario CC standard, spara colpi di precisione che squarciano la maggior parte dei materiali. Mira, R2 spara, ecco però non ho letto... Ok, e a questo già posso sparare, presumo. E infatti possiamo raccogliere quello che c'è dentro, che sono appunto energia al plasma, che sono le munizioni. Gli attacchi in mischia possono infliggere danni ai nemici o distruggere alcuni oggetti. Pugno, R1. E vedete, ora posso farlo. Forse ho sprecato il colpo ingenuamente, ma vabbè. Allora, la particolarità e la bellezza di questo gioco era appunto che per abbattere i nemici non bisogna sparare a cazzo. Bisogna mirare ai loro arti, appunto. Io è una delle poche cose che ricordo, appunto. E sparando agli arti, appunto, li smembriamo, li facciamo molti danni. Vedete che ora è in orizzontale. Quindi... Allora, in base a come sono posizionati gli arti dei nemici, o meglio, in base a come sono posizionati i nemici, noi dobbiamo tenere questo in orizzontale o in verticale. Quindi, ad esempio, se l'arto sarà in orizzontale, noi dobbiamo sparare così in verticale e viceversa così in orizzontale. Se l'arto sarà appunto dritto, si spara così, orizzontalmente. Oh, bene. Crediti. Tra l'altro, però, voglio capire una cosa. Ho sbagliato. Allora, ho 21 colpi totali, ok. No, cazzo dico.
Ah, L2, L tieni premuto più R2, fuoco primario. Vabbè, ruota proiettili, ok, mostra oggetti chiave che non ho ancora preso. Ma dici che è possibile fare un attacco in corsa? Allora, così lo scatto, ok. C'è un modo per girarmi velocemente tipo la Resident Evil, devo capire questo. Se ho un modo per girarmi velocemente. E volevo capire se correndo, vediamo. No? È uguale l'animazione, sì. Pensavo che correndo e premendo R1 magari facesse un colpo più potente, boh. Devo provare effettivamente. Ma cosa devo fare? Però è bloccata. Cioè, devo sparare lì, dai. Penso sia, almeno penso. E infatti. Era più facile di quello che pensavo. Anche questo va avanti a rompere i coglioni. Oh, merda. Oh. Cazzo. Ok, proviamo a calpestarlo. Per risparmiare munizioni, questo è molto importante. Certo, come primo incontro è stato un po' una schifezza, non ho giocato benissimo, però almeno poi ho preso le distanze, appunto. Cazzo, che danni che mi ha fatto però, porca puttana. Eppure mi sembrava di aver sparato bene, cazzo, all'arto, alle gambe. Forse era meglio sparargli dite a queste. Io penso che poi magari gli arti, in base all'arto, ci sia l'arto più vulnerabile e quello meno vulnerabile, almeno credo. Comunque una volta atterrato, vedete, l'ho schiacciato, è inutile sprecare munizioni. Che sono già un passo dalla fine, cazzo, ho due di energia. Ah, devo andare di là, ma prima andiamo di qua. No, non pensarci nemmeno. Qua? Non sembra che io possa andare, fatemi capire. No, infatti. Neanche schiacciando? No. Per ora l'ambientazione mi piace, se è così mi va bene. Però quando si diventa troppo cupa potrebbe non piacermi, che cioè, io voglio vedere dove cazzo sono, dove sto andando. Qua è meglio tirare fuori l'arma perché con elevata probabilità. Oh. Richiesta di sicurezza recuperata. Non è morto. Abbiamo sparato a quel bastardo proprio in mezzo agli occhi e non è morto. Smith gli ha staccato braccio e gambe a forza di spari. Per Dio, mandate aiuto! Allora, andiamo avanti. Mettiti in salvo. Adesso è facile che schiatto, altro che mettiti in salvo. È stato aggiunto un kit medico all'inventario, usa per ripristinare immediatamente la salute, appunto il cerchio, o meglio pallino, perché lo chiamo pallino per curarsi. Mi devo curare, ragazzi. Tra l'altro è piccolo, giusto? Ci sarà anche quello medio, presumo. Gel medico, ripristina una quantità limitata di salute. Presumo che. Cazzo, non mi ha neanche ripristinato tutto. Quasi tutto, vedete?
Mio Dio, Isaac, ce l'hai fatta. Ma sono dappertutto. Chen è morto. Niente da fare. Che cazzo sono queste cose? Quelli che ho visto, alcuni indossavano le uniformi della Ishimura. L'equipaggio? Come diavolo è possibile? Guardateli. Dobbiamo raggiungere il ponte. Tra un migliaio di persone qualcuno ci sarà. Non possiamo, il trasporto è fuori uso. È tutto bloccato per la quarantena. Siete voi tecnici. Qual è il piano? Un trasporto in avaria sta bloccando il tunnel e ostruisce il sistema. Una scheda dati è andata. Per annullare il blocco ne serve una di ricambio dal centro manutenzione. Ma si trova tutto dal lato di Isaac. Ci penso io. Date energia ai sistemi di riparazione. E Isaac? Sì. Nicole se la caverà. È un medico, no? Farà le scelte giuste. Sì. Sì, come sempre. Trova un posto sicuro. Tornerò presto. Visualizzare una missione. Vabbè, qua ci fa vedere appunto. Guarda tutti gli obiettivi attuali e selezionane uno da evidenziare nel menu. Ok, quindi questa è opzionale, quindi trova la scheda dati. Daniels dice che si è fusa una scheda dati del comando trasporto. Devo trovare un ricambio, ma c'è qualcosa che non va. Quelle schede non si bruciano per caso. Vedete, localizza obiettivo e appunto ho tolto. Come faccio a capire se è una prima area o una seconda area? Cioè, non capisco. Più che altro. Vabbè, innanzitutto prendiamo le robe che ci sono da prendere qua. I crediti. Dice il salvataggio che sarà bene farlo. Però per ora aspetto, spero di non morire. Cazzo, ma non c'è un modo per aprire proprio subito la mappa? Mi sta dando un botto di colpi. Scheda dati mancante. Qua. Appunto, scheda dati. Niente, volevo provare sta stronzata. Aspetto a salvare, forse mi converrebbe salvare. Comunque, fatemi capire una cosa. Allora, non posso, io volevo vedere... Ah, col direzionale, vaffanculo. La mappa abbastanza fatta bene, devo dire. Di sicuro meglio della mappa di Star Wars Jedi Fallen Order, che non si capisce un cazzo. Io l'obiettivo principale l'ho messo di là, ma se andassi prima di qua... Là, se non sbaglio, serve la stasi che ci permetteva di bloccare le cose, quindi non posso ancora andare. Non posso proseguire di là, almeno non credo. Salve. Ok. Questa? Ok, serve la scheda di sicurezza livello 1. Qua tanto non posso andare. Anche perché rischio solo di morire. Modulo di stasi. Ah, me lo dà qua? La stasi rallenterà i nemici, vedete, questo era molto importante, e gli oggetti veloci. Tieni premuto L2, mira, e tieni premuto triangolo. No, che cazzo dico, premi triangolo, cioè... Questo? Ah, e qui ricarico la stasi. C'è una
attenzione. Potete sistemarla? No, ma ho trovato un modulo di stasi. Sbrigo. Perfetto. Come faccio a vedere la carica della stasi? Ah, ok, giustamente quello lì. Vedete, quello lì arancione, in basso a destra, vicino alla vita. La stasi rimasta. Cazzo, siamo già a 40 minuti di video, ragazzi. Non ho fatto un cazzo. Vabbè che sapete come sono io, che... com'è il mio modo superandi, le cose le faccio con calma. Pack di stasi, che appunto ricarica il modulo di stasi presso le apposite postazioni o consumando i pack di stasi nell'inventario. Isotriangolo, ok. No, no, ti prego. No, no. Ok, mi era già venuto un colpo. Ho detto, mo devo giocare con quella al buio pesto. No, grazie. No, ho sbagliato. Io devo capire se c'è un tasto per aprire la mappa, subito la mappa, non ho ancora ben capito. Beh, direi di caricare. Quindi L2 triangolo per usare la stasi. Molto importante soprattutto contro i nemici, appunto. Cioè, ogni volta però per aprire la mappa devo fare così. Cos'è c'è scritto? Round? No, found? Non capisco, non riesco a leggere. Quante cazzo di munizioni che mi sta dando? Figo che la lama al plasma illumina le zone, questo è molto figo. Non mi ricordo se nell'originale era così, ma penso di sì. Sono un coglione. Sembra strano che non sia ancora uscito un nemico o qualcosa qua. Se calpestassi... Oddio, che roba cruenta. Cioè, calpesta pure il corpo, seriamente? Cioè, seriamente? Beh, tanto ero morto, quindi non penso di aver fatto male a nessuno. Ho preso tutto lì, mi sembra di sì. Ma però scusate un attimo. Esplorato, ok. Io avrei fatto un altro colore, tipo il verde per esplorato, perché così non si capisce molto bene se ho preso tutto. In teoria sì. Qua è bloccato. Devo capire se c'è un tasto per girarmi veloce, ripeto, un po' come Resident Evil. Però non sembrerebbe, sinceramente. Isaac, a sparare alla testa di queste schifezze non le rallenta nemmeno. Ok. L'unico modo è farli a pezzi. Kit medico medio. E alle braccia, le gambe. E questo le uccide o smettono solo di muoversi? Oh, il nodo penso che c'entra col potenziamento di Isaac. Audiolog. Messaggio recuperato. Benson a Ponte Tecnico, avete un modulo di stasi? Serve subito alla manutenzione del trasporto. Il caricatore è fuso, ho una vettura danneggiata sui binari e se tutto il sistema si blocca è me che chiamano. Qui Temple, modulo di stasi in arrivo.
Che è successo al caricatore? Non lo so. Un sacco di roba è fuori uso e continuo a sentire cose giù fra gli ingranaggi dove non dovrebbe esserci nessuno, capisci? Ti capisco. Bene. Cazzo, ma quante munizioni che mi stai dando, figa. Vabbè che dopo c'erano un botto di nemici, abbiamo già 50 passacolpi. I nodi, se non sbaglio, servivano per il potenziamento di Isaac. Vediamo se me lo fa vedere. E dove cazzo sono i nodi? Cioè, dov'è che me li fa vedere? Mappa, missioni, database. Mostra oggetto. No, ho sbagliato. Ma o sono rincoglionito io che non lo vedo il nodo? Ah, lì a sinistra, che pirla, me lo fa vedere solo lì, non me lo fa vedere tipo qua. Lì sotto i crediti, nodi 1, ok. Non so quante volte si possa riutilizzare la carica della stasi. Sinceramente, non penso sia infinita sta roba qua. Oh sì, magari infinita. Cioè, lì, da quelli. Ma non mi ricordavo tutte queste munizioni, io. Vabbè che l'ho giocato quando avevo 19 anni, cazzo ragazzi. Ne sono passati di anni, eh. Cioè, più di 10 anni che non gioco a Dead Space. Cioè, quindi qua io non posso più andare avanti, se ho capito bene. No, perché è tutto bloccato. Quindi torniamo di là. È che a breve devo già fermarmi. Ma sapevo che il primo video sarebbe stato lentissimo. Poi a maggior ragione sono in blind run, quindi... Ah, aprire i portelli per riparare il trasporto? Collegare manualmente le pinze per avviare le operazioni. Se meglio le pinze non le ho, quindi posso usare questo però. Attivare l'attivazione della pinza. Avviare. Merda. Proviamo la stasi. Ottimo. È ottima la stasi. Occhio perché i nemici vi possono colpire anche quando sono a terra se li state davanti. È pedata appunto, dopo essere stati calpestati i cadaveri possono lasciare oggetti aggiuntivi. Vedete? Questa è un'altra cosa molto importante. Calpestarli per risparmiare le munizioni e calpestarli perché appunto vi possono lasciare gli oggetti. Appunto munizioni e così via. Sì, avrei potuto anche non usarla la stasi, però c'è, non vedo perché non usarla. È una meccanica molto importante del gioco, quella. E quindi adesso cosa cazzo devo fare, ragazzi? Non ho capito. Collegare manualmente le pinze per avviare le riparazioni. E l'ho fatto. Ah, di qua. All'altra pinza. Allora, i colpi, devo dire, il feedback dei colpi non mi sembra molto buono, mi spiego meglio. Merda, non sembra quasi di colpirli a volte. Non so se mi sono spiegato. No. Cazzo. Non so se mi sono spiegato, non sembra quasi... Usiamo un kit, va? Cioè quando sparo l'animazione è un po' ni, non so se riesco a spiegarmi bene, no? Cioè non sembra quasi di averli colpiti, capite cosa intendo, no?
Almeno questa è la sensazione che ho avuto adesso. Quindi, pinza disattivata. Ma perché? Siamo riusciti a spostare la vettura. Il caricatore è andato. Ma un modulo di stasi può andar bene. Ora il tempismo è tutto. Ottimo. Però facciamo presto, ok? Il suono qua giù si propaga. Cioè devo usare la stasi, non sto capendo. Ma no. Caricatrice destra disattivata. Non riesco a capire. Mi sa che devo usare la stasi, sì. Però nel momento giusto, ovviamente. Caricatrice destra attivata. Ecco, infatti, bastava così, fare così, però. Sostituzione vettura danneggiata. Merda, merda. Ce n'è pure un altro, cazzo. Voglio provare un corpo a corpo. No, però. Ma era ancora vivo l'altro? Ma che cazzo? Sì. Che stronzata che l'altro era ancora vivo, però. Oh! Ma, la resistenza dei nemici, se poi vuoi essere completamente sincero, mi sembra abbastanza assurda. Oh! Cioè, ho sparato bene, ragazzi! Ma che cazzo succede? Cioè, nel senso, non mi sembra di aver sparato male, ho sparato bene agli arti. Ma... sembra abbastanza una puttanata sta cosa. Cioè mi sembra. Ma me la vuoi girare, grazie. Ho sparato con robo sbagliato. Ma che cazzo è? No vabbè, non ha senso sta cosa, non mi piace. Già mi sta facendo cagare sta cosa. Cioè ho sparato bene agli arti, ma non. Perfetto. Non funzionava. Aveva bloccato il sistema. E ora è andato. Hai detto che anche una scheda dati era fusa. Pare ci sia una scheda di ricambio al centro manutenzione. Senza quella i trasporti non vanno. Cioè, nel senso, va bene che ci devo prendere la mano. Perché l'ho persa, ovviamente. Ma a me non mi sembrava di aver sparato male agli arti. Cioè, anche sta cosa. Non vorrei che fa la fine di Resident Evil 2 Remake. Che a me ha fatto cagare. O meglio, non è che mi ha fatto cagare. Mi ha fatto cagare l'inutile resistenza degli zombie che sparando alla testa... bisognava dargli 8 colpi alla testa, 7 colpi alla testa, a volte entrava al critico e esplodeva con uno. Ecco, non vorrei che sta cosa è fatta uguale. Io, ripeto, ho sbagliato e magari avevo la cosa così e non me ne sono accorto. Può anche essere, ma se avevo la roba così e sparavo e gli ho sparato 3 o 4 colpi e l'arto non veniva staccato, è un problema di taratura non troppo giusta del gioco, cioè dei danni presi dai nemici. E loro con una o due colpi vi tolgono un botto di vita, no però. Vabbè, comunque vedremo avanti, se magari ho visto male io può anche essere. Il problema è che... ah, quello piccolo recupera, cazzo, un solo spicchio, quello medio ne recupera due. Ecco perché mi aveva dato tutti questi colpi. Qua ho preso tutto. Devo assolutamente andare a salvare. Quel coso? No, io me ne vado. Dov'è che si salva, ragazzi? Devo assolutamente salvare. Leggenda, dov'è il save point? No, no, no.
Salvataggio alla fotocamera, ok. È qua. Perfetto, qua il salvataggio. Dice che potevo sparare al nemico là. Ok, qua da dove sono arrivato, che pirla. Mi devo fermare, ragazzi. Allora, per ora devo dire non male, non mi voglio sbilanciare. Che figata il salvataggio. Vuoi davvero creare un nuovo... certo che voglio davvero creare un nuovo salvataggio. Allora, benissimo. E ci fermiamo qua per oggi. Ah, devo dire, prime impressioni molto buono, indubbiamente, però, allora, questa roba degli arti, allora ripeto, o prima non me ne sono accorto e ho sbagliato io, perché rimane attivare? Vabbè. Ho sbagliato io a sparare, che avevo la malplasma puntata in verticale, ma non mi sembra, però cazzo. O semplicemente, vabbè, magari i primi nemici hanno una resistenza, man mano che si va avanti sono più resistenti, ok, però gli ho sparato tipo 3-4 colpi alla gamba, non gli ho reciso l'arto. Comunque poi sì, ci sono vari approcci, nel senso magari bloccare il nemico con la stasi, sparare un po' di colpi alla gamba per dire, poi dargli un pugno mentre è sotto la stasi perché sennò vi colpisce, eh. Insomma, ovviamente devo prenderci la mano, devo riprenderci la mano, capire le strategie e tutto. Bene, ragazzi, perdonatemi per la lentezza del video, ma ripeto, per chi conosce il mio canale lo sa, il mio modus operandi, a maggior ragione questa è una blind run, quindi me la sono presa con calma. Detto questo, poi devo capire anche se c'è un modo appunto per aprire direttamente la mappa e non appunto poi switchare e mettere la mappa. Bene, ragazzi, spero che questo primo video di The Space Remake vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì. Ah, ultima cosa, ripeto, se non farò abbastanza visual me lo gioco in solo, con calma, e poi lo porterò come al solito, con il mio solito modus operandi sul canale, lo porterò poi sotto forma di gameplay, walkthrough e quindi video guida con già la conoscenza del gioco. Se invece avevo un buon riscontro, posso valutare di andare avanti la blind run. Bella lì.